Allerta rossa maltempo su gran parte dell'Europa occidentale. Piogge torrenziali e raffiche di vento oltre i 150 km all'ora nell'ovest della Francia, colpita dalla violenta tempesta Alex. Alberi sradicati, strade interrotte. Temporali sono previsti anche nel sud-est del paese, dove le autorità hanno interrotto per diverse ore il traffico ferroviario tra Tolone e Ventimiglia. Non va meglio in Italia, dove in molte regioni del centro-nord le temperature si sono abbassate anche di 10-15 gradi in meno di 24 ore, portandosi sotto la media stagionale. In molte zone il maltempo ha provocato inondazioni di fiumi e torrenti. Molti comuni sono rimasti per ore senza elettricità. Come annunciato ormai da giorni, l'ingresso di una massa d'aria piuttosto fredda in discesa dalla Groenlandia ha portato a un vortice ciclonico che si è abbattuto in maniera violenta anche sull'Inghilterra meridionale. Alla fine l'autunno è arrivato, anche in modo piuttosto brusco.